Stavamo parlando dell'appostamento, Emilio. Ho notato, oltre al fatto che abbiamo detto essere un ex roccolo, quindi ci sono queste piante di buttata un po' sparse, che avete anche posizionato dell'acqua, delle vasche con l'acqua, questo Un po' per i cani, per gli animali e dopo anche per gli uccellini che vanno giù l'estate, vanno giù a bere, si cambia per cambiare anche le penne, così si dà un aiuto. Dopo Fa parte, insomma, della della coreografia coreografia dell'appostamento. dell'appostamento, sì, perché qua altrimenti se aspettiamo certa gente qua non si vede più niente, perché l'unico che Qui è una sfugge. fetta di monte che dovete curare. Tantissimo, perché è una bella fetta di monte che dobbiamo tenere sempre pulito. E allora ti fermo un attimo perché qui abbiamo Gioacchino che oltre che essere capannista con noi questa mattina è anche il coordinatore della sezione degli alpini qui della zona di Corallato, Conegliato. sì. Quindi cioè, gli alpini che si danno da fare sempre a livello sociale, a livello di interventi anche sul territorio. Certo. Beh, noi diciamo d'accordo con il nostro comune e manteniamo la pulizia dei sentieri, di tre bei lunghi sentieri che attraversano Gioacchino, parliamo di queste. volontariato, eh? Sempre gli alpini fanno solo volontariato, niente a pagamento. Di conseguenza, oltre alla pulizia del nostro parco, dell'asilo che abbiamo in consegna, e come appunto ho detto prima, teniamo anche la pulizia dei sentieri sulle nostre colline perché la gente abbia a poter usufruirne e sa, le lunghe passeggiate che qui a Collabeate ci sono molto importanti e belle da fare. Quindi ecco, Qui abbiamo dei sentieri molto belli, molto molto. belli, sì, che collegano appunto Collabeato con Urago, E poi date vita anche a manifestazioni durante l'anno. Sì, come alpini esattamente facciamo anche la nostra festa alpina, che è quella il fiore all'occhiello che abbiamo noi, poi contribuiamo anche alla festa delle pesche, che è una festa che per il comune di Collabeato, una festa importante proprio per Collabeato stesso. Io quello che volevo Sì, chiedere prima di andare a concludere questa nostra sì, sì. chiacchierata è che cioè, gli alpini sono attaccati al territorio, sono attaccati alle tradizioni, a una certa cultura, e anche quindi alla tradizione venatoria. Ma possiamo dire che nel mio gruppo posso dire che ce ne sono tantissimi di cacciatori, anche perché la caccia è una tradizione che da millenni si trascina e dura a morire, ecco perché nonostante tutto quello che stanno facendo per farla morire, noi cerchiamo di tenerla in vita, anche perché è un passatempo, specialmente per le persone anziane e non. Sacrifici, costi, ma anche un buon passatempo perché passare una mattinata in un capanno in collina come siamo noi qui questa mattina, cosa vuol dire? Vuol dire che ti dà vita, di conseguenza anche la persona anziana che Stare a contatto con la con la natura, insomma, natura, è già con la una bella natura, soddisfazione. esatto, e di conseguenza è tutta salute. Io penso Allora che. concludiamo, diciamo, viva il corpo degli alpini, dai. Ecco, E viva gli alpini e viva i cacciatori! viva i cacciatori. Un'ultima cosa la domandiamo a Emilio che. Ma tu? Mia, vado.
Emilio, si sta per concludere questa mattinata di caccia, insomma tutto sommato 10-12 tordi li abbiamo presi, compreso un merlo. I sasselli ancora non se ne vedono. Ma di sasselli non è il posto? No, è il posto, però non l'ho ancora visti quest'anno, proprio non ho anche sentito di altri che ne hanno ammazzati, cioè che ne hanno presi, perciò per me è presto, è ancora una settimana prima di vederne qualcheduno, che normalmente anche quei 12 sono dentro qualcheduno, ma però non so, quest'anno sono un po' restie. Se non sbaglio, abbiamo fatto prima un accenno alla mangia longa, questo proprio è un'area dove si dissosta dalla mangia longa. Questa è la sosta numero per dove vengono a fare il secondo piatto. E quindi li preparate voi? Li preparo tutto io, cioè sì. Ci sono il gruppo che prepara il mangiare, però chi prepara tutto il sito sono sempre io, solamente io. Congratulazioni. Quindi sei un ex alpino anche tu? No, io non sono stato alpino, sono un simpatizzante, amante della montagna e perciò... E amante della caccia? Tantissimo. Per concludere, deluso da questa stagione venatoria, nel senso delle deroghe che non sono state concesse, dalle tante guerre che stanno facendo gli ambientalisti, gli animalari contro la caccia? Deluso più della nostra politica che non da tutto quello che viene attorno, dai ricorsi e non ricorsi, perché se ci sono i politici buoni poteva avere qualcosa, invece... Non hanno avuto il coraggio. Non hanno avuto il coraggio, perché come la brambilla era una che contava nel PDL, perciò c'è da dirlo, quando c'è quella lì che chiacchiera fa presto a ottenere tutto. E nessuno ha mai preso le distanze dalla brambilla in maniera vera, cioè in maniera concreta, per dire mi dissocio da quello che dice l'ex ministro. Ma ce ne sono tanti che però dopo vanno a cena assieme. Eh sì. Ecco, perciò si è già detto tutto. Va bene, grazie ad Emilio, grazie a Gioacchino, andiamo poi a concludere questa mattinata di caccia qui al Capanno, dedicata ancora una volta al tordo bottaccio. Come nelle migliori tradizioni, la caccia è anche questo. Dopo la nostra mattinata dedicata all'appostamento fisso della caccia al tordo bottaccio, è arrivato il momento del brindisi. Assaporiamo questo vinello bianco. Naturalmente un grazie a tutti voi per averci seguito e naturalmente un augurio a tutti voi perché la stagione possa continuare nella maniera più bella possibile. Salute! Sì. Thank you.
anche al merlo. Guarda, sì, sono noi. Qua torre. Il merlo, sì. E solo, ahí. Ah, ahí.